Avvocati, buona Pasqua! Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video dove oggi andremo a vedere tutti, e ripeto tutti, gli easter egg presenti su Minecraft, dalla prima versione di Minecraft fino all'ultima versione. E visto che si chiamano easter egg, che vuol dire appunto uova di Pasqua, perché non fare questo video appunto il giorno di Pasqua? Iniziamo subito. Però prima ragazzi, se siete nuovi, iscrivetevi subito. Adesso attivate la campanellina, perché se non lo sapete, ma proprio oggi per il giorno di Pasqua, chi clicca il bottoncino dell'iscrizione, se è fortunato, diventa tutto colorato. E se è così, vincete ben questo premio. Esattamente ragazzi, è la mano di Eddie. Già. Quindi ciurma, 3, 2, 1, let's go. Allora, Minecraft, ok, è in circolazione da tantissimo tempo, da anni, esatto, qua abbiamo Notch, per l'appunto, ok, e hanno aggiunto appunto un sacco di robe nascoste, ok, vediamo, come appunto Dinnerbone, raga, ok, e questa roba qui era di una versione vecchissima di Minecraft, lo sapevate? Che facevano volare gli squid. Prima versione di Minecraft, 1.0, 2011. Ok, già c'erano delle robe nascoste. Title of the game itself. Ok. The Minecraft title screen had a 0.01% or 1 in 10,000 chance. Cioè, oh mio Dio! Cioè, il primo easter egg, ragazzi, è stato proprio la cosa che c'era il titolo di Minecraft con lo 0.01%, che appunto diventava. E questa è dura da dire. E minchia. Minecraft! È vero. E ragazzi, sapete una cosa? Mi è successo pure in live. Poi vabbè ragazzi, lasciamo stare che sono state trollate come Herobrine, naturalmente. Ok, sì, insomma, qua spiega Herobrine che scavava i tunnel 2x2, le tor. Doc, ma quello è un pipo dorato? Fatto sta ragazzi che la Mojang stesso ha alimentato questa roba di Herobrine mettendo sempre il rimosso Herobrine. Poi hanno aggiunto sì le ceste bloccate, sono tutte queste qui ragazzi le trollate della Mojang praticamente. Sì sì sì, che qua ti faccia tipo comprare le ceste, tutte queste robe qua. Mamma mia. Sì. Me lo ricordo benissimo. Tu compravi una cosa e ti appariva il dinosauro a jumpscare. Assurdo. Sì, insomma, raga, mettono più easter egg che future nel gioco stesso. Perfetto. Ok. Ah, ragazzi, molti di voi non sanno che appunto è tipo la lingua interstellare, una roba simile, quella che c'era negli enciati di Minecraft. Bene. Questa qua sotto, ragazzi, è la traduzione. Da oggi fate screenshot e saprete che enchant vi va a capitare tutto quanto, tutto scritto lì. Qua già siamo 1.2.5 invece. Ah, questo qui lo so. Hanno messo praticamente, ragazzi, i titoletti quelli gialli. Uno che si chiama tipo "questo titolo non verrà mai visto", e infatti non viene mai visto. Però c'è! Hanno aggiunto, ragazzi, tutti i quadri, quelli particolari che appunto sono un po' come particolari, ecco. Tipo questo qui è invertito, se non sbaglio. Sì, è tipo, esatto. Questo qui ragazzi, Halloween, lo sappiamo tutti. Ecco. Ragazzi, famosissimo Dinnerbone. Name tag Dinnerbone. E sbam, il mob è sotto sopra. Ok, sì, quando il gioco crasha. Ok. Ah. Ok, ci sono tipo i messaggini troll nei messaggi di crash del gioco, ragazzi. Esatto. Cioè, tipo, ops, sono crashato, ma chi è stato? Vuoi un cupcake? Tutte queste robe qua. Ok, questa qui è la versione. Oh! Which spawned on an obsidian block in the middle of a desert temple. In che senso? Sto qui non lo sapevo. Any guesses to its name? Well, this temporary structure was appropriately named the Tower of Pimps. Following Dinnerbone. Hanno messo nella prima versione per console questo pillar dentro le pietre. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Naturalmente ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quale easter egg o robe nascoste di Minecraft già sapevate e quali no. Sono curiosissimo. E anzi, se il ragazzotto di questo video ha missato qualcosa, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché sono argomenti che proprio ne esco pazzo. Li adoro alla follia.
Ma andiamo avanti. Ok, si fa i jab. Questo qui, ragazzi, la pecora multicolor. Classico, classico. Ok, il 6 giugno del 2014. Ok. Uno sviluppatore di Mojang ha contattato. No, ah, vero, vero. Mi ricordo. Mi ricordo. Non so, ragazzi, se lo sapevate, ma il coniglietto con il nome Toast, in realtà era appunto il coniglietto di la ragazza di un programmatore che è stato si è disperso e quindi non l'ho messo dentro Minecraft. E poi c'è, vabbè, il Killer Bunny. Ok, abbiamo Alex. Che aveva un segreto. Ah. Comunque di pixel trasparenti si cambia l'opacità. Ma? As well as a pair of glasses. On May 22nd of 2015, in che senso? Notch sadly left Mojang, but just in time added another secret splash text, Notch Heart Easy. Notch Love Ads. Insomma, ok, ok, questo pure figo. On April Fool's 1.8.3. Ok. L'apprezzo degli abbracci, eccetera. Ma sbaglio, è Strasaturo. Oh mio Dio. Throw potions of sharing and caring that would cause mobs to drop random items. Ma? Squids can now fly. You can fill up your love meter to play a Minecraft version of Minesweeper called Minesweeper. Cosa mi sono perso? All particles are replaced with hearts. Lava is now liquid cheese and can't hurt you, and so ma much more. Ma era per forza nonsense. Un pesce d'aprile comunque. One more notable feature was that upon opening a super flat world, the snowball would generate a QR code. Questo qui zero lo sapevo, ragazzi, l'abbiamo pure provato. Guarda che fa i creeper. The combat update. Esatto. Yeah. Oh no, calmo, calmo, calmo. You hear that? That's the new cave sound for no, sono delle caverne, mamma mia. Or as I like to call it, the makes me piss my pants noise. Esattamente, le tre chiamarlo mi fa pisciare i pantaloni. Ragazzi, cioè, Minecraft gioco per tutte le età, soprattutto per ragazzini e bambini. Io mi spavento delle caverne. Il trendy update, oh mio Dio. Larger blocks that emit redstone. Ankle monitors that can't be taken off in survival. Reality vision so you can escape the real life that is Minecraft. A smartwatch and a revamped sign. Mi sono perso pure questa roba? A more little known fact is that this update also secretly hinted at the rise of famous YouTuber George Not Found in a few years time. Ma è fighissimo. Vabbè, l'Evoker, ragazzi, questo qui vecchio. While making a cool little sound, a reference to the game Age of Empires. Quello di Johnny che attacca tutti i mob. Ok, sì, questo qui lo sappiamo tutti. Che è preso da Shining, esatto. Deve cambiare lingua in piratesa. Sì, lo sapevo. Esatto. Prior to the release of 1.13 prima della 1.17, ok. Typing slash help into a command block would result in various joke responses appearing in the response terminal. And typing Sarge into a command block would return hashtag. Ah, proprio se tu chiedevi aiuto a un command block, ragazzi, in quella versione ti trollava. Ok. It begins to make more sense, however, when you see simile della Mojang, esatto. Mojang being a Swedish word that means gadget or thing. Ah, cioè, la parola Mojang vuol dire in svedese gadget o cosa? Davvero? Cerchiamolo subito. Allora, Shurma, mi ha preso la Mojang come indonesiano, che vuol dire antenato. Cerchiamo svedese. Vuol dire sempre Mojang. Come si dice svedese in... Mojang? Sì. Sì. Allora, questo qui, ragazzi, me lo ricordo. Me lo ricordo bruttissimo, in realtà. Non bellissimo, bruttissimo. Che era tutto fatto in questo modo, mamma mia. E c'erano tipo i barilozzi che pigliavano fuoco, esatto. Mamma mia. Sì, era preso tipo come Doom. Ok. Sì, è vero che ci sono firmate. C'è scritto tipo qua Jeb, esatto. Ci avete capito? Quindi uno gli ha consigliato di fare i pigmen e l'hanno ringraziato nella texture. Assurdo. Ma? E poi questo mi sono perso. Insomma. Ok. Hover over the play button for a while and a random mob would pop up in the bottom right.
The top left had a transparent creeper face that had a 1-11 chance. Serio? Se tu cliccavi all'infinito ti spuntava la strega il... Vabbè va. E poi Ciurma, non ci lamentiamo che gli update escono veramente col contagoccio. Spread awareness of a certain pandemic going around, a bunch of new splash texts were added containing helpful messages. Ok, quindi ragazzi hanno messo adesso poi ultimamente negli splash tipo di stare tranquilli eccetera eccetera per le varie situazioni, ok? Ah, i suoi sono stati fatti con dei palloncini, è vero! The sound engineers thought the compression of something leading into its unwilling reinflation was a creepy process. Oh mio Dio, cioè, hanno proprio fatto tipo quei palloncini like così i suoni. No vabbè. 2020's April Fool's episode. Ah, beh, questo, raga. Ci abbiamo fatto un sacco di video, un sacco di robe, se vi ricordavate. Oh mio Dio. Che non, dimensioni infinite senza senso. Cioè c'è la prova che ti fa crashare il gioco. Come c'è appunto questo qui che faceva tutto un simbolo. Questo, raga, questo qui abbiamo fatto noi un video dedicato. Lo trovate se riesco a metterlo qui in alto a destra. Bellissimo. Pure questo qui, quello tutto con le spugne, quello con la scritta, quello. Bellissimo. In July and September of 2020, PNG, the default. Hanno trovato, sì, hanno trovato il seed. And the seed of this freaking painting. Cioè, hanno trovato il seed del painting. Io non so come fanno. GG. Tutta una roba di reverse learning, una roba assurda. The same project also discovered this. Ah, questo qui, ragazzi, abbiamo trovato noi quei TikTok. Un cactus alto 23 blocchi. And that pretty much covers almost all the Easter eggs in Minecraft. I say almost because the coolest thing about all of this is that there could still be other Easter eggs out. E la cosa bella, Ciurma, di Minecraft è anche questa, che potenzialmente dopo tutti questi Easter egg ce ne sono ancora tantissimi, ma ancora non li abbiamo scoperti. Fatto sta, ragazzi, io ancora vi ricordo di lasciare un mega mi piace, un commento qua sotto, iscriviti se siete nuovi. Noi ci becchiamo appunto come sempre in live su Twitch, link in descrizione, e dal vostro video è tutto. Ancora buona Pasqua a tutti e ciao a tutti. Mojang.